voleva un fine settimana, una giornata studio, sono 2 ore, sono veramente poche. Grazie. È un inizio, ok, grazie. Dobbiamo sedie però. Dobbiamo partire dal paesello, e anche se non sono trentino, però guardo l'economia del paesello, ma vorrei allargare il discorso. Perché l'imprenditore dice, perché noi dobbiamo guardare ai mercati esteri? È una necessità. No. Perché il professor Alberto Zani, Alberto mi ha colpito quando parlava della fuga dei cervelli. Cioè noi spendiamo tantissimo per la formazione, dopodiché andiamo via. Io sono rimasto qui, ma tutti i miei colleghi inglesi, che non è un solo problema italiano, tutti gli inglesi vanno in Nuova Zelanda, vanno in Australia, perché nonostante che il governo britannico spenda veramente un patrimonio, i colleghi vanno lì perché hanno un futuro migliore. Perché un collega italiano dovrebbe rimanere qui, con tutti i mali dell'Italia, speriamo che il movimento politico a cui appartengo riesca a fare una pulizia, ma parentopoli, nepotismo, fai carriera solo se c'è un certo nome, tutti i concorsi sono truccati, queste cose le vediamo? Questo è il vostro problema, cioè non c'è una parità di intervento tra un professionista, un imprenditore italiano e uno che opera, ma io non dico necessariamente in Germania, uno che opera in Giappone, per esempio. Non c'è una parità. Quindi volevo chiedere a lei come si può risolvere questo problema, certamente facendo una pulizia sulla corruzione, ma non è mica semplice. Buonasera, io volevo porre a voi professori, io sono sfiduciato, lo dico, anche se cerco di impegnarmi per un futuro migliore, volevo porre a voi una riflessione su quanto la politica trentina scambi in nome dell'autonomia una certa indipendenza nel legiferare le leggi provinciali e regionali. Mi spiego, ho sentito parlare che noi siamo europeisti, siamo dentro l'Europa, siamo in Italia, però quando andiamo a vedere leggi regionali, provinciali, sono scritte male e sono smontate dei principi costituzionali che il nostro legislatore nazionale invece emana, e in virtù dell'autonomia le andiamo a modificare e svuotare proprio di questi principi. L'altra analisi che vi chiedo di affrontare è che io sono figlio degli anni 80, ero rimasto che le aziende pubbliche erano dei carrozzoni, spendevano tanto e quindi meglio privatizzare perché così il mercato avrebbe dato segnali alle aziende, quelle sane vivevano, le altre invece erano costrette a morire. Purtroppo, a parte il cambio di nome che lei ha detto, io oggi vedo aziende pubbliche diventate private che continuano ad avere finanziamenti pubblici e sono rimasti quei carrozzoni. Solo che in virtù dell'efficienza, che non è messa in un contesto provinciale o regionale o nazionale, si va a penalizzare il punto nascita, la tratta che è meno efficiente, se si va a vedere solo quel punto lì, ma messa in un contesto provinciale, il risultato totale non è di inefficienza, ma di efficienza globale della provincia, perché magari c'è una tratta che è molto più efficiente, fin troppo efficiente. Grazie. Ci sono altre 2 domande, non so se volete rispondere nel frattempo, se le raccolgo. Ma più che rispondere vorrei fare alcune considerazioni, è molto tardi, siamo stanchi. Io ho una piccola conferma di questo dibattito interessante, non sto a fare tanti preamboli sulla Melecchi, non mi interessa, bravi, e così via. È emersa una questione economica di nuovo,
quello che dicevo, siamo dentro una forma mentale in cui vediamo solo l'economia, il nostro linguaggio economico. Per carità, ho qui una collega che apprezzo, l'economia è importante, lo so come persona, come cittadino, perché ho studiato, no? E evitiamo. C'è qualcos'altro oltre l'economia? E questo è il mio punto, e questo è il mio punto. E sull'economia, se c'è qualcos'altro, dovrebbe indurci a chiederci, io devo fare la parte brutta, la parte un po' di provocazione, perché vedo alcuni miti che a me non convincono. Quindi comincio a fare un discorso politico, ma politico non è partitico, è di visione, è di prospettiva. Non al 2018, al 2058, che è quello che mi interessa, o 38, perché questa è la questione, non sto passando da qui a un'ora. Molti di questi interventi, legittimi, plausibili, comprensibili, sono dentro l'idea che noi abbiamo a che fare, il nostro problema è quello della di riffa o di raffa, come si dice da mia parte, della crescita economica. Il problema della crescita economica. Non ci credo più. Il nostro problema delle società occidentali non è la crescita economica. Scordiamoci, io sono ignorante di economia, la collega mi correggerà, ma tassi di crescita confrontabili con quelli dei decenni passati. Li faranno altrove questi tassi di crescita. Quindi il problema, la questione è quale tipo di crescita, una questione di scelta rispetto alla quale vorrei che i cittadini si sensibilizzassero, cominciassero a pensare quali sono le loro priorità, in cosa credono, cosa vorrebbero, realizzabile non lo so. Intanto pensiamolo, perché il nostro problema è che non riusciamo neanche a pensare al di fuori di una certa forma mentale, è disastroso. È culturalmente disastroso, disastroso per l'economia, disastroso per la politica, disastroso per le famiglie, per qualunque cosa. Cominciamo a pensare. Crescita economica, scordiamocela nel senso tradizionale. Nelle nostre società occidentali abbiamo un problema di differente crescita. Dove crescere? Cosa fare crescere? L'assistenza e la cura degli anziani, per esempio. La qualità dell'educazione. Non sono beni di alcune attività politiche. E poi abbiamo un altro problema, abbiamo un problema di distribuzione della risorsa, perché non mi riconosco nel credo liberale, liberista, aumentiamo la torta e poi ce ne sia un po' per tutti. Non è così, la torta è aumentata e la distribuzione della torta non ha corrisposto all'aumento della torta. La torta è diminuita, la distribuzione dei costi della diminuzione non è stata equa. Vogliamo affrontare questi problemi che sono i nostri problemi strutturali, anziché con un ragionamento molto top-down, dall'alto a basso, molto tecnocratico, che poco si confà alla nostra idea di quella che chiamiamo, chiamiamo democrazia. Allora possiamo chiamarla anche Cenerentola, insomma, siamo vittime un po' di un linguaggio un po' dato per scontato. Qui dobbiamo smettere di dare per scontato una serie di cose. Quindi il problema di redistribuzione delle risorse, che va al di là e indipendentemente dalla crescita o dalla mancata crescita. E redistribuzione delle risorse, badiamo tutti, che non sarà soltanto ovviamente a Trentino, in Italia, in Europa e in Occidente, sarà a livello mondiale, perché è in corso un processo di redistribuzione delle risorse a livello planetario, che comporterà una perdita di benefici per le nostre società. Quindi dobbiamo abituarci a nuovi stili di vita, a nuovi stili di consumo. Questo dobbiamo capire, altrimenti non ne veniamo fuori. Io la vedo male, la vedo brutta, una società che non cresce quello che promette, e se cresce, cresce male. E vengo un altro punto che mi interessa, il lavoro. Perché tutto il discorso che gira attorno all'economia è centrato, ha come suo centro il lavoro e l'occupazione. Ma vogliamo... Com'è? Ma i costi del lavoro e il lavoro in generale, mi segua. Ma vogliamo renderci conto che il lavoro nelle nostre società è strutturalmente diminuito e sta diminuendo? Vogliamo che
noi il lavoro non avremo più tanto quanto cedere il passato. È un fattore tecnologico banale, è un fattore anche dovuto alla decolonizzazione della produttività altrove, tante cose le fanno altrove, noi avremo meno lavoro. No, avendo, ma faccio politica, perché l'analista, l'esperto, scusatemi, non è neutrale, ha una sua visione e utilizza strumenti, conoscenze, delle cose per dire le cose, ha una sua visione, io ho una mia visione e voglio presentarvela. Lavoro, ho finito, il lavoro non è più la risoluzione di tutti i nostri problemi e quindi anche l'occupazione. Pensiamo ad altri modelli, alla storiellina che ci raccontano i nostri amici dei 5 Stelle, quella cosa che voi chiamate reddito di cittadinanza, che dovete piantarla di chiamare reddito di cittadinanza, perché non è reddito di cittadinanza, è un'altra cosa utile. Pensate davvero invece a un'ipotesi di reddito di cittadinanza da qui al 2058, perché è quello che mi interessa, non mi interessa proprio un'ora, perché è il nostro futuro. La nostra società ha tante attività, tante cose da fare, noi abbiamo un sacco di cose da fare, ma che non rientrano nella categoria del lavoro remunerato, restano fuori. E quindi dobbiamo esercitarci a pensare il nostro mondo in modo diverso. Poi magari, tanto non mi darete più la parola, ma vorrei parlare di un pochino di democrazia. Aggiunto alla scienza inferma che è la sociologia, alla scienza triste che è l'economia, adesso anche la politologia però entra in crisi. Grande scienza. Allora, io nel frattempo ho raccolto altre 6 richieste di domande. Proponevamo di venire qui magari, così vi vedono tutti, prego. Bisogna iniziare da quel punto, poi insomma. Salve, allora la professoressa ha parlato della formazione dei nuovi imprenditori. Io sono stato un nuovo imprenditore e mi ricollego al discorso che ha fatto l'imprenditore prima, dei problemi che ci sono per una impresa già consolidata. Io potrei segnalare che ci sono problemi sia per il nuovo imprenditore che per le imprese già affermate. Quali sarebbero gli strumenti, oltre quelli di Trentino Sviluppo, per esempio, che un nuovo imprenditore avrebbe per portare avanti un'azienda, una start-up e mantenerla nel corso del tempo? Per esempio, un'efficacia di Trentino Sviluppo, o che quei fondi vengano utilizzati, oppure che appunto, una formazione per il nuovo imprenditore venga realmente applicata. Io sono Roberto e sono fiducioso, se no non venivo qua. Nel senso che, professor Zanotto, lei parlava del, molto semplificando, questo sacrificio che la mia generazione dovrebbe fare. Io lo voglio pure fare questo sacrificio, voglio pure non andare all'asilo nido perché c'è un asilo nido che chiude nel mio paesello. Cioè, un sacrificio è inesorabile in termini di welfare, in termini generazionali. Però mi chiedo su che cosa non possiamo negoziare. Allora io dico, se l'avessimo fatto dove abitavo io 10 anni fa, a Salerno, Salerno destinazione del futuro, Campania destinazione del futuro, dovevamo farlo 60 anni fa con la foto che abbiamo messo noi. Secondo me su quello che non possiamo rinunciare è proprio l'agricoltura, l'ambiente, il territorio, perché il bello del Trentino, forse noi non ce ne rendiamo conto perché lo diamo per scontato, è l'acqua pura, è l'aria che si respira, è la montagna a 2 centimetri dal centro. Su quello dobbiamo, si dice molto nel meridione, ma voi poteste fare turismo col mare, ce lo dico pure a noi. Noi potremmo fare tanto di più con la montagna e non lo facciamo in termini di cultura, in termini di investimenti, in termini di... non lo facciamo, anche solo... diventa proprio lo sport del sabato pomeriggio, però non deve essere solo quello. E quindi quello che chiedo, quali sono, pensare insieme, quali sono i nostri valori non negoziabili di questo sacrificio economico. Intanto verso le 11 dovremmo uscire, dovremmo chiudere, ci sono un sacco di interventi, quindi facciamo un paio di minuti. Farò più brevemente possibile. Paolo Dagnano, sono consigliere comunale a Rovereto per il Movimento 5 Stelle. Volevo fare una domanda al professor Nevola, perché mi è piaciuta tantissimo il suo intervento, riconducendolo a questo piccolo aneddoto che mi è capitato negli uffici l'altro giorno.
parlando di nuovi impianti sportivi e della piscina comunale, di fianco all'assessore e con il responsabile dell'ufficio, sono l'unica indicazione che mi è stata data è quanto questa azienda, perché la piscina di Rovereto è fondamentalmente un'azienda fatta in project financing, non costi alla società. E quando io ho tentato di dire sì, però ci sono delle problematiche, nel senso che ci sono dei disservizi dati alla popolazione, ai bambini, chiaramente è un imprenditore che gestisce un luogo pubblico e di conseguenza non ha l'idea del luogo pubblico ma l'idea dell'imprenditore, quindi di fare utili, non sono neanche riuscito a spiegare le motivazioni del mio parlare, del mio dire. Secondo me, e qui forse una domanda più che altro, una provocazione che voi ci avete provocato, vorrei provocarvi anch'io, non è che voi dal vostro pulpito diciamo universitario riuscireste a dare delle indicazioni diverse da quelle essenzialmente economiche agli amministratori e ai politici pubblici, perché finché parliamo soltanto di denaro arriveremo a dire che i bambini devono fare dal luogo dove si spogliano alla piscina devono andarci da soli perché non abbiamo i soldi per pagare l'accompagnatore, perché questo è quello che succede sostanzialmente. Quindi il servizio che noi stiamo pagando, perché lo stiamo pagando, non è che sia gratuito, va a vantaggio dell'imprenditore o a vantaggio della collettività? Se deve andare a vantaggio dell'imprenditore, e mi può anche star bene, deve anche andare però a vantaggio della collettività, e questo vuol dire avere degli indici di efficienza totalmente diversi o di efficacia totalmente diversi da quelli esclusivamente economici. Per quello che mi è piaciuto moltissimo il suo intervento. Quindi eventualmente, se ci fosse la possibilità di avere degli indici differenti anche per l'amministrazione, secondo me sarebbe decisamente utile. Customer care, voglio dire, a cose che le aziende fanno quotidianamente, che invece gli enti pubblici non fanno praticamente mai. Ecco, grazie. Un giro di risposte, ora cogliamo le ultime, ce ne sarebbero altre quattro. Facciamo un giro di risposte. Ok. Ricordiamo la professoressa Grassi. Segno storia contemporanea sociale al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Non parlerò di economia. Allargo l'intervento in apertura dell'onorevole Fraccari quando ha parlato di tradizione. Ha detto che questo territorio ha una sua forte tradizione, io credo che tutti i territori hanno tradizione e la misura in cui se non l'avessero soffrirebbero di amnesia, e un territorio come una persona che ha amnesia non può trasmettere nulla al futuro, quindi tradizione sì, però una tradizione deve essere tradotta alla coerenza dei tempi proprio per poter far vivere la nostra storia e trasmetterla. E mi allaccio anche un po' all'intervento di Rino Nevola, siamo stati tutti presenti alla splendida relazione del professor Galli e io credo che proprio come frame di questo incontro dovremmo forse riflettere sul fatto che sino a che non saremmo traghettati nel post-populismo, dubito che si possa veramente fare innovazione e pensare al futuro, perché siamo letteralmente stesi da una demagogia tossica che ha letteralmente portato la popolazione a non essere più reattiva. Quindi questa è la vera innovazione che però va fatta di una solida riflessione culturale attraverso le nostre tradizioni e non solo attraverso i numeri dell'economia. Grazie. Volete dare qualche osservazione? Riguarda, allora, naturalmente io quando ero intervenuto sulla parte legata al fatto che ci sono dei problemi rispetto al blocco della società, eccetera, non è che sto immaginando il fatto che, come dire, la risposta sta semplicemente in un qualche rimaneggiamento del welfare. Rimane una critica molto forte sul tema di come il welfare va cambiato, però il punto chiave, secondo me, è la nostra percezione intorno al welfare, cioè
siamo tutti disponibili a toccare i diritti purché siano quelli degli altri, ovviamente, no? E quindi quando noi ci occupiamo dei diritti come una cosa per cui se ce l'ho io non deve averlo l'altro e viceversa diventa un terreno di conflitto, questo è un problema che dobbiamo affrontare. Allora, da questo punto di vista, perché non siamo attenti a come facciamo i concorsi, su come facciamo gli investimenti, eccetera? Perché? Perché farlo vuol dire rompere i monopoli e le posizioni acquisite. Se voi guardate, ad esempio, come entrano le donne nel mercato del lavoro, entrano di più e meglio degli uomini in tutte le competizioni in cui le competizioni sono più o meno pulite. Perché le donne fanno esiti, come dire, producono esiti migliori nei loro raggiungimenti di profitto scolastico, di profitto dei titoli, e hanno migliori performance in termini di preparazione intorno ai concorsi, soprattutto se sono tipo quelli pubblici, molto blindati, eccetera. Allora, il problema è che quando invece scatta il meccanismo dei livelli più alti, della cooptazione, in cui scattano le relazioni, eccetera, in quel tipo di dimensioni, tutte le regole giustamente citate saltano. Perché? Mediamente gli uomini chiamano gli uomini si fidano degli uomini, ci sono tutti i meccanismi che penso vediate anche in politica e in molti altri contesti, ma in università è palesissimo, ma è palesissimo in sanità, è palesissimo in mille altri posti, per cui l'inclusione dei diversi è lentissima e alcune statistiche europee dicono che finché non si arriva al 30% non si modifica il contesto organizzativo in cui si entra, per cui per esempio la famosa legge a termine sui consigli di amministrazione è fatta con questo tipo di logica, almeno il 30% per tre mandati, poi vediamo che succede. Allora qui il punto chiave è com'è che si va a scalfire questo tipo di struttura. La risposta è impossibile dal punto di vista, diciamo, dello status quo. Bisogna puntare a un ragionamento intorno al fatto per cui chi ha la capacità di toccare le leve, chi ha la capacità di stare nei processi, sappia anche rompere il gioco psicologico, perché il gioco psicologico è rompere le alleanze. E chi è che rompe le alleanze? Nessuno le rompe. Voi lo sapete benissimo che non si rompono le alleanze nei contesti di potere di quella parte lì. Quando si dicono che le stesse persone, come diceva prima Daniela, le trovi da una parte, falliscono, le mettono dall'altra, falliscono, le mettono dalla quarta perché magari forse dopo 10 volte... No, non è quello il principio perché gli si dà una chance in più. È perché è una persona che tiene la rete in favore rispetto ad alcune relazioni. Per esempio. Allora, uno degli elementi, e chiudo, è che dal punto di vista, insomma, di un'analisi di tipo organizzativo sociologico, le culture organizzative non cambiano finché non cambiano, come dire, le persone che stanno dentro quelle culture. Allora lì il problema veramente, e qui so che tocco un argomento che poi diventa sensibile per molti, però diventa forzare il fatto che persone diverse facciano ingresso in quei luoghi. Ad esempio, una mia personalissima opinione è che tutti i consigli di amministrazione pubblici dovrebbero avere dei membri laici, dei membri estratti a sorte, direbbe qualcuno del movimento, però dei movimenti laici, ma anche nominati da liste che vogliono loro, questo non è un problema, però dei membri laici fuori dai giochi che turnano, in modo che ogni volta ci sia un occhio diverso all'interno dei tavoli, per esempio per dirne una, ma ce ne sono infiniti. Roberto, intanto volevo ringraziare perché io faccio politica, facevo politica diciamo dall'età di 15 anni, da un paio d'anni ero rimasto a casa e questa sera sono stato contento di essere uscito, insomma, perché io spero che si possa vedere una cosa un po' diversa da quello che si vede ormai tutti i giorni. Insomma. Cioè l'idea di cominciare a ragionare non più della buca che per me è importante o del... la cosa insomma del muretto, ma di cominciare a ragionare un po' sulle cose grandi, cioè io sono già 15 anni, mi spiegavano che prima si ragionava su quello che succedeva nel mondo, si faceva l'analisi di quello che c'era nel mondo, poi si veniva all'Italia e poi si veniva nel particolare, perché si aveva una visione di capire dove si voleva andare. Se noi guardiamo il muretto, guardiamo la buca, mettiamo a posto la buca ma non ci accorgiamo di quello che succede. Per cui io credo che questa sia la direzione giusta. E niente, però chiedo a voi politici che siete attivi, e se poi da questa sera la cosa come si traduce, cioè nel senso che la visione, io ho sentito i professori e devo essere sincero che sono cose che già pensavo, cioè i temi sono quelli, cioè la mobilità sociale, la distribuzione del reddito, no? Cioè sono sempre quelle le cose lì, da quando avevo 15 anni mi hanno raccontato che quelle erano le cose e dopo
40 anni mi ritrovo ancora qua a sentire le stesse cose. E per cui è questo che io chiedo, cioè riuscire a vedere una prospettiva, cioè a poter dire ai miei figli, stasera invece che io avrei avuto il ciclo sulle loro, perché dovete essere qui, dovete arrabbiarvi, dovete prendere in mano la vostra vita. Però se noi diamo delle prospettive, se noi diamo una visione, diciamo, non c'è il futuro, insomma. Per cui questo che vi chiedo, capire un attimino quello che si può fare e, riguarda la meglio piccolo che ci sono sempre stato, ci posso essere ancora, però questo sono. Allora, ci sono 30 minuti veloci e poi abbiamo una decina di minuti. Sarà brevissima. Io mi riferivo a quello che ha detto Alberto Zanotto prima sul vivere sociale e sui diritti acquisiti. E allora non posso fare meno di pensare in questo momento ai diritti acquisiti dei nostri consiglieri, ex consiglieri provinciali e regionali. Per cui tu dicevi, Alberto, che la coperta è corta e non garantisce più i diritti acquisiti se non portandoli via, deprivando le generazioni future dei loro diritti. Allora ecco, io non riesco a non pensare che questi nostri ex consiglieri, regionali, non pensano certo al benessere sociale e al vivere sociale. Buonasera, un minuto per dire che io da fiducioso sono d'accordo che bisogna guardare il futuro e interrogarsi sul futuro. Da fiducioso dico che noi il futuro ce l'abbiamo davanti, mentre gli altri ce l'hanno alle spalle. E per questo voglio portare, che non lo sapevo di questa serata, la mia piccola esperienza, che va proprio in questa direzione. Io mi sto in questi tempi impegnando in una attività agricola, in impostare un'attività agricola totalmente biologica su un recupero ambientale e industriale con mobilità interna produttiva e totalmente elettrica, con possibilità di autoproduzione dell'energia elettrica, quindi con un impatto globale zero. Questo sarà, credo, l'argomento per il futuro, quando saremo noi a governare l'Italia. Sono sicuro, e per l'agricoltura e per l'industria, basta carbone, basta tutte queste storie qua, e dobbiamo cambiare, e perciò io dico, questa è la mia testimonianza. Grazie. Quanto a ciò, buonasera a tutti, mi emoziono molto facilmente. Io volevo fare una domanda a Nevola. Io ho 21 anni, solo, abito in Sicilia, Alto Adige, non sono siciliano, neanche trentino, ho 21 anni, ho detto. Mio padre ce n'ha 48, è disoccupato, mia madre non lavora. Vorrei fare una piantagione di limoni, però mi viene il dubbio. Se pianto limoni, dove cavolo li vado a vendere i miei limoni? Se arrivano dall'Argentina, dappertutto. Mi potete dire come potrei fare per piantare i limoni e venderli in Italia? Grazie. Rapidissimamente? Sì, grazie. Ok. Io devo una risposta alla start-up. Posso solo dirle il quadro. Rapidamente, che esiste un quadro internazionale degli interventi che altri paesi hanno sperimentato a favore delle piccole e medie imprese e delle start-up, no?
in particolare su Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, no? Un quadro comparativo interessante, no? Soprattutto se confrontato con l'industria 4.0, dal piano del Ministero dello Sviluppo Economico. Quadro internazionale, un quadro europeo sulle piccole e medie imprese attraverso lo Small Business Act, così si chiama, no? Con le dieci principali caratteristiche, no? Che devono qualificare in qualche modo le piccole e medie imprese, e poi il piano, chiamiamolo così, della Mise, no? Del Ministero italiano, no? Che raccoglie tutte le pratiche migliori sulle piccole e medie imprese, voglio dire, con i risultati. Punto qualificante, cosiddetto pensare in piccolo. Lascio a lei queste informazioni, vediamo se in qualche modo posso essere aiuto. Ho ancora un'ultima riflessione sui tre punti che ha menzionato il mio collega, cioè bassa crescita, crescenti diseguaglianze e quota del lavoro che diminuisce. Sulla bassa crescita, qualcuno addirittura parla di stagnazione secolare, quindi d'accordo. Crescenti diseguaglianze, nient'altro che d'accordo. Quota del lavoro che diminuisce, è dagli anni 70 che va avanti così. Sappiamo che grazie alla tecnologia produrremo di più, quindi le politiche redistributive saranno le cose più importanti del prossimo futuro. Sono d'accordo. La professoressa Grandi giustamente ha richiamato la relazione del professor Giorgio Galli l'altra sera a Sociologia. Effettivamente è stato un intervento molto importante perché... Non devi togliermi la parte. No, la parte... Tu sei il professore che l'ha invitato, ma io sono il testimone del fatto. No, io faccio semplicemente un riferimento al fatto che la crisi della democrazia rappresentativa, che lui ha messo bene in evidenza, non si compensa solo con la partecipazione democratica dal basso delle nuove forme di democrazia, ma il meccanismo che ha individuato l'Alberto riguardo ai consigli di amministrazione dei luoghi del potere reale è stato il punto centrale della relazione di Galli. Mi prendevo appunto a richiamarlo, così tolgo la parola al professor Nebola. No, vorrei anche... rispondere al ragazzo di 21 anni siciliano di Alto Adige, che è il papà di 48 e la mamma che non lavora, mi consente la battuta, non sono ufficio collocamento, non sono assistente sociale, non rispondo ai singoli casi, non sarei proprio in grado, non è il mio mestiere, però posso dire una cosa, posso aggiungere una cosa: se non cambia il quadro di sistema, questo ragazzo di 21 anni continuerà ad avere molte difficoltà, forse a produrre di molto prima che ancora andare a venderle. Quindi noi dobbiamo pensare al di fuori della singola circostanza personale. Io vi chiedo un salto di qualità culturale, amici miei, ma non so se ci stiamo capendo di cosa stiamo parlando. Se ci guardiamo, tutti noi abbiamo problemi specifici, personali, legittimi, circostanziali. Tutti noi, però il problema di ciascuno si può risolvere in due modi: o con strategie individuali più o meno di galleggiamento o di affermazione a seconda della fortuna, della capacità che si hanno, o cambiando il quadro entro il quale giochiamo. Alle strategie di galleggiamento individuali, di queste io non mi occupo, faccio fatica a consigliare a me stesso cosa devo fare, come devo galleggiare io stesso, figuratevi se posso consigliare ad altri. Qualcosa in più invece avrei da dire, o da delle idee, riguardo al quadro entro il quale si opera. E allora dobbiamo, ripeto, cambiare stili di vita, stili di consumo, abbandonare alcune idee. Ma ragazzi miei, ma quanti smartphone volete avere ancora? Ogni quanti mesi dovete cambiarlo, è proprio necessario per la produttività e quindi la produttività. Ma stiamo scherzando! Ma voi vi parlate delle minuzie, ma visione, cerchiamo di avere una visione prospettica davvero, prendendo sul serio queste che non sono sfide retoriche, sono i nostri problemi, altrimenti non vi lamentate, non ci lamentiamo. Quanto alla democrazia, chiaro Vincenzo che c'è un problema grosso, perché poi alla fine di tutto ciascuno di noi ha i suoi problemi e così via, la politica fa le sue cose poco belle, non sempre eleganti, e qualcuno, la collega, credo che sia su 6-7 interventi,
un pezzettino del suo, un pezzettino del consigliere che ha un po' dato fuori dai limiti del quadro della politica. Ha detto, ma chi controlla? Per me, chi controlla questi che poi presiedono a tante cose? A farci le leggi, a allocare le risorse, a conferire diritti e così via, e sono sempre gli stessi che girano. Pensate ai consigli di amministrazione, pensiamo anche alla classe politica, locale, nazionale, europea. Dovremmo controllarle noi. Ce lo vogliamo raccontare, volete prenderla sul serio questa sfida? In democrazia ci hanno spiegato, vi hanno messo in testa che così funzioni. Bene, le nostre non sono davvero delle democrazie nel senso letterale del termine. Scordiamocelo, sono dei governi, dei regimi misti, dove si governa e si allocano le risorse, in parte con il contributo del più forte che incide, ha più capacità di imporre i suoi orientamenti perché è ricco, perché ha un capitale culturale, riesce a parlare bene, a convincere, in parte perché ha forza economica ad esempio, ma in parte anche perché c'è il numero, il cittadino è il numero. La democrazia ha innestato sui governi misti, che sono plutocratici, aristocratici, oligarchici, sono tante cose. Noi non siamo davvero della democrazia, è una barzelletta che ci hanno raccontato. Noi siamo dei regimi misti, lo sapevano già gli antichi, gli antichi del 1400 insomma, non prima insomma. Bene, c'è però anche questa componente che è legata al demos, al popolo, ai cittadini, che è una componente secondo me. Io voglio essere molto onesto con voi, realistico. C'è ed è essenziale e decisiva, e su questa si gioca la qualità di una democrazia, nella capacità di ampliare e potenziare questa componente, perché il ricco sarà ricco, il potente sarà potente, questi continueranno a incidere, l'elite continueranno a incidere, poche storie, è antropologico, però c'è questa, ci crediamo, allora diamoci da fare per preservare, estendere, tutelare questa componente che è quella legata ai cittadini. Come possono operare? Come operiamo? Come ci ha insegnato che il cittadino opera a questo riguardo? Attraverso quelli che si chiamano gli strumenti della partecipazione politica, dal voto, ma non solo il voto, e della rappresentanza, farsi rappresentare da qualcun altro. E va bene, queste ne sono le nostre democrazie, operiamo in questo modo. Cosa è successo nel frattempo per gli ultimi decenni? Che la partecipazione politica, a partire da quella elettorale, è precipitata verso il basso. Che democrazie sono le nostre, mi chiedo, quando i partecipanti al voto, quindi il fondamento di legittimità di questi regimi è il 50-70% dei voti di diritto. Ma di cosa stiamo parlando? Io questo vorrei chiedere ai politici. Quale base di rappresentatività e di forza avete quando va a votare il 50 o il 60% quando va bene? Il problema da parte del politico è fare, rincentivare, dare un senso al cittadino, al suo voto. Prima che pensare vinco e perdo, prima che pensare, perché io dico questo, nelle per quello che bisogna fare un monumento a Grillo. Come? Per quello che bisogna fare un monumento a Grillo. Lascia perdere il monumento, io non voglio fare perché la prima volta in Italia che ci sono i rappresentanti del popolo che rinunciano ad una parte del loro stipendio per andare incontro a chi bisogna lasciare delle aziende. Domenico, scusami. Questa è la prima volta che succede nella storia d'Italia. Hai ragione, ma il rappresentante ritorna al popolo attraverso una cosa se sua. Toglietevi l'audio. Invece abbiamo i ladri! Abbiamo i ladri in Italia! No, io vorrei fare un discorso. Lo sai Gaspare che poi mi incazzo. Sì, lo so, però. Un pochino più alto. Allora, questo è vengo e chiudo sul punto richiamato da Vincenzo. Ci sono due principali strumenti, io vedo oggi, per rafforzare, rialimentare, dare senso alla partecipazione politica e alla qualità della rappresentanza. Rendere il voto più pesante. Ad esempio, questa è la proposta che di Giorgio Galli, mio caro amico, spesso una squisità, ma non è di Peter Bacharach di 50 anni fa. È una proposta di Peter Bacharach, politologo americano di 50 anni fa, che è rimasta abbandonata. Quindi riprendiamo la considerazione. È una rivoluzione anche quella, che i cittadini vanno a votare per formare il Consiglio di amministrazione multinazionale, è una rivoluzione. Ci si arriva, non si parte da lì. E l'altro cos'è? Forme di democrazia dal basso, di prossimità.
prossimità deliberative, sulle quali non so soffermarmi perché quello che sta cercando di fare male, e il Movimento 5 Stelle male, dovete migliorare tantissimo, non avete neanche idea, però voi siete gli unici che state cercando di farlo. Veramente un minuto, però vabbè, lasciamo stare perché poi col professor Nevola magari ci se ne parla un altro momento, però un piccolo dettaglio: tutto il reddito generato dalle grandissime imprese in questo periodo è stato accantonato, cioè la Apple ha da parte, da qualche parte sotto un materasso, 300 miliardi di dollari e non li sta usando. Cioè il problema è che non è soltanto che noi possiamo decidere, ma quando li abbiamo dati comprando lo smartphone, questi se li stanno tenendo e non li stanno mettendo in circolo, quindi mette in discussione tutto il sistema e questo è un problema pesante. Secondo elemento, i consiglieri, va benissimo, il problema come al solito è che abbiamo il problema di capire che i diritti sono su tutto. Cioè bisogna rompere il muro in out. Se tu lavori, c'hai buoni pasto, c'hai, ti comprano le bici a un prezzo abbattuto, eccetera, se sei uno stagista, se sei una persona che entra, non hai nessuno di questi diritti. Vogliamo lavorare perché tutte le persone accedano ai benefici di queste opportunità. Altro elemento, tutto ad esempio la gestione degli immigrati, eccetera, così. Alle Viotte, se vedete, c'è il palazzo delle Viotte abitate dagli immigrati e di fronte c'è un palazzo delle Viotte completamente distrutto. Ma perché dobbiamo pensare sempre che poi non dobbiamo ristrutturare i nostri soldi, eccetera? Facciamo delle robe più circolari, per cui chi ha le persone può fare dei lavori, imparano un mestiere e ci fanno un bed and breakfast e ci guadagnano per N anni queste cose, che ne so. È avanti di questo passo. Cioè il problema è che dentro la società ci sono risorse che non stiamo mobilizzando o che stiamo mobilizzando male e questo genera una distribuzione asimmetrica di queste risorse. E il problema di nuovo è il fatto che noi, pur avendo un livello di disoccupazione comunque più basso degli anni 70, attenzione, abbiamo l'opportunità di avere molte persone che devono per forza venire qua perché c'è una serie enorme di lavori che noi non vogliamo più fare. E questo mette in discussione un modello di società che ha tutta una serie di altri addentellati su cui dobbiamo lavorare parecchio. Io volevo solo, visto che abbiamo un minuto, fare una riflessione sul discorso dei vitalizi, perché è stato uno dei risultati, diciamo, del lavoro del Movimento 5 Stelle e in regione parlo, però secondo me stiamo perdendo di vista l'obiettivo, cioè va bene fare la critica ai consiglieri, ex consiglieri che non restituiscono, ma quella per quanto mi riguarda è una critica che riguarda l'etica, la morale del singolo e quindi parlando di politica preferisco occuparmi e criticare quelli che quel meccanismo l'hanno ideato, perché l'ideazione del meccanismo non è arrivata dall'ex consigliere, facciamo un nome, Baumgartner. Il meccanismo è stato ideato da una classe politica che oggi è ancora tranquillamente al piano di sopra. Quindi va bene criticare, e questo lo può fare il cittadino nella sua libera espressione, chi ha deciso di farli ricorrere e non restituire quello che la legge chiedeva di restituire. Ma la politica deve criticare la classe dirigente che ha portato a questa vergogna, quello che io ritengo prioritario, perché altrimenti nel 2018 ci saranno ancora le stesse persone che nel 2012 hanno distribuito 96 milioni di euro a 130 persone. Sì, i tempi erano stretti perché abbiamo disposizione della sala fino alle 11, stiamo già sforando. Allora, come avete visto, c'è stata anche una richiesta di intervento da parte della politica di dare uno scenario. Oggi abbiamo fatto una cosa, che Filippo, che è anche difficile da fare per un politico, cioè non abbiamo espresso le nostre opinioni più di tanto, perché volevamo fare qualcosa di diverso per una volta, stimolare un dibattito che non fosse dall'alto verso il basso, da chi sta su una poltrona e può prendere delle decisioni che riguardano i cittadini, ma viceversa, partendo un po' dall'università per arrivare a voi,
a quelli che subiscono poi queste decisioni. E un po' non è stata del tutto soddisfacente la serata, perché è mancata una cosa, che è la parte propositiva da parte della cittadinanza, no? Perché effettivamente non siamo più abituati a immaginare quello che vogliamo veramente. Cosa vogliamo? Ce lo chiediamo mai nella vita quotidiana? Cosa vorremmo durante la giornata che accadesse? Come vorremmo che la società fosse gestita? Non ce lo chiediamo più, e quindi non sappiamo nemmeno fare delle proposte, magari creare un immaginario futuro, ed era il senso della serata: un'analisi del presente e del passato con qualche prospettiva futura, per stimolare i cittadini a dire: ma allora io vorrei questo, perché non facciamo così? Delle immagini, degli obiettivi, perché se noi li riusciamo a creare nella nostra testa e visualizzare, forse li riusciamo anche a realizzare concretamente. È quello il passaggio logico, ed era questo lo stimolo. Allora, la nostra parte, la difficoltà di oggi di noi politici è stata quella di stare zitti di fronte alle vostre e ascoltare, e quindi spero che apprezziate per una volta questo nostro sforzo. Avremo modo, io e Filippo, di darvi le suggestioni che riteniamo necessarie per convincere che le nostre ricette siano giuste. Avremo mille modi. Oggi volevamo ascoltare le vostre e capire cosa manca per ottenere quel risultato. E manca un po' di strada, però nella diatriba, scoraggiati e entusiasti, io sono entusiasta per un semplice motivo, perché la cosa che abbiamo capito è che la società attuale non va più bene, e quindi c'è una prateria da costruire, ed è questa la cosa entusiasmante. Abbiamo un intero mondo da costruire e reinventare, ed è una prospettiva meravigliosa. Possiamo sognare, non abbiamo nulla di dato, perché tutto quello che ci hanno dato dobbiamo rifarlo e rivederlo, e questa è una prospettiva che io trovo entusiasmante. Grazie a tutti per l'attenzione.